No, invece io le volevo chiedere, lei è intervenuto sulla, ha dato il suo parere sulle mascherine, ha Sì. detto, che secondo lei potrebbero essere tolte già da oggi. Quello che le volevo chiedere, visto anche la sua posizione sul vaccino qualche giorno fa che ha scatenato qualche polemica, spesso la popolazione ascolta da governo, regione e comune posizioni differenti, non c'è il rischio di un'estrema confusione in un momento comunque ancora delicato? Le mie posizioni sono molto lineari e, come dire, vanno comunque in linea con quelle che sono le decisioni che deve adottare il governo nazionale. Io non penso che ci possano essere voci differenti su quale deve essere la linea da seguire. Se c'è una pandemia, la linea la deve dettare il governo nazionale, il commissario generale Figliuolo, avendo loro alle spalle gli organi medici e scientifici, punto. Quindi se viene la decisione che il 28 si tolgono le mascherine all'aperto, si tolgono le mascherine all'aperto, poi ognuno può avere le proprie idee, il proprio pensiero, lo può esprimere, perché ovviamente siamo in democrazia, ma non può accadere che un presidente di regione dica no, il 28 nella nostra regione si continuano a tenere le mascherine. La mia posizione poi è in linea esattamente col pensiero scientifico diffuso, cioè il fatto che noi ci dobbiamo affidare ai medici, ai ricercatori, agli scienziati, quindi vaccinarci. Ovviamente però bisogna pretendere chiarezza, trasparenza, non pressappochismo, non dichiarazioni contraddittorie, non oscillazioni che non sono spiegabili, diverso invece è fisiologico che col tempo si possa anche mutare, la condotta nella somministrazione dei vaccini, perché come ho detto io, ma come sanno tutti, è un vaccino che in laboratorio è stato testato per poco, per un anno, ma è un vaccino sicuro che però quanto più viene somministrato, più se ne comprende l'efficacia, più si verificano eventuali effetti collaterali, più si studia sulle varianti. Quindi, diciamo, la posizione mia è una posizione lineare, non contraddittoria e soprattutto rispettosa della Costituzione e dei diritti della salute di tutti. Quindi io mi auguro che il governo possa sempre di più essere chiaro, trasparente, non contraddittorio e che faccia applicare le decisioni con autorevolezza su tutto il territorio nazionale. Per il resto, credo che le mascherine all'aperto ormai non hanno veramente nessun senso, anzi rischiano di essere probabilmente addirittura controproducenti.